Mandate rimpasti! Servono rimpasti! Quella ti sta benissimo. Ti mette in risalto gli occhi. Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà. Wow. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Ah, quant'è? 800 rupie, grazie. 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50. Incredibile. Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario. Davvero? Beh, se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok, queste sono 300 e... Nuova offerta, 400 rupie più Ganesh. Te lo sconsiglio, è rotto, vedi? Non conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata per la lotta. Interessante. Comunque, non è in vendita. Giusto in tempo. Ok, senti, 600 rupie, tieni il resto. Ehi, aspetta! Ehi! Ti serve una guida. Eh? E quanto mi costerà? Devo salire su quel camion prima che... Allora, il tuo Ganesh, quanto vuoi? Davvero? Non è in vendita. Scusa. Che c'è? Senza offesa, non vai male con i borseggi. Ma rivoglio il mio Ganesh. Grazie. Va bene. Complimenti per l'impegno. Very patting, la. Nessuno può attraversare il ponte, è troppo pericoloso. Senti, piccola, ci siamo divertite. Ma adesso devi andartene. Ho un letto in più in negozio. 300 rupie. È il prezzo migliore di tutta l'India.
Ok, no, grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. I ribelli sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno, ti offro una pizza, ok? Ok. Bene. Merda! Diavolo! Signore, aspetta. Signore! Oddio! Ho perso il mio papà, stavamo mangiando il gelato, non lo trovo più! Non posso tornare a casa senza di lui! Tutto ok, cosa succede?